Benvenuti a tutti dalla parrocchia Croce Santa di San Severo. Perché siamo qui in questa parrocchia? Ed è la prima volta che come programma veniamo in questa parrocchia. Abbiamo detto che il mese di maggio, una buona parte del mese di maggio, la vogliamo dedicare alla riflessione e alla preghiera per i nostri sacerdoti. Una riflessione che intende stimolare tutti a pensare a questo grande ministero che il Signore ha donato a degli uomini normali e a pregare per loro. E come è anche nello stile di questo nostro programma, noi andiamo sempre a caccia di testimoni, di modelli. E qui siamo venuti proprio a non solo visitare i luoghi e quindi a farveli vedere, ma a proporvi la figura del venerabile servo di Dio Don Felice Canelli, che di questa parrocchia è stato il primo parroco. Io della vita non vi dico nulla, perché potete trovare libri, potete trovare su internet, vi dico soltanto che è nato il 14 ottobre del 1880 ed è morto il 23 novembre del 1977 a 97 anni. E Don Felice è stato qui, io direi, un vulcano di idee pastorali, un vulcano di iniziative. Don Felice è stato non solo per questa comunità parrocchiale, che ai suoi tempi era una comunità estremamente di periferia e di massima povertà, è stato, dicevo, non solo per questa comunità ma anche per tutta la città di San Severo un punto di riferimento spirituale, un punto di riferimento sociale, un punto di riferimento anche riguardo alla politica, all'impegno dei cristiani in politica, e un punto di riferimento sociale anche da un punto di vista di... Era un pedagogo. Tra l'altro ha fatto anche il maestro elementare. Don Felice Canelli, appunto, oggi è riconosciuto dalla Chiesa come venerabile. Cioè la Chiesa ha riconosciuto che questo sacerdote ha vissuto la fede, la speranza e la carità e ha vissuto le virtù cardinali in maniera eroica. Che non vuol dire che è eroica da eroi, cioè ha vissuto in maniera straordinaria l'ordinarietà del suo battesimo, del suo ministero sacerdotale e quindi del suo impegno, del suo zelo apostolico. È stato, dicevo, un vulcano di idee pastorali, di iniziative, ma anche un vulcano di attività e di azione di aiuto verso gli ultimi e i poveri. Di lui è stato detto ed è stato scritto, e vorrei che oggi in questa nostra prima puntata fissassimo questa bella definizione di un prete della missione, padre Natuzzi, che a proposito di Don Felice Canelli ha scritto: Don Felice da San Francesco d'Assisi aveva appreso la virtù della semplicità e della povertà. Da San Vincenzo de Paoli l'umiltà e la carità. Da San Giovanni Bosco il senso della gioia e l'amore per la gioventù, che lo mantenne perennemente giovane e aperto ai problemi dei giovani. Un vero modello di sacerdote, ma anche di uomo e di battezzato. Noi ci vediamo domani, sempre dalla parrocchia Croce Santa di San Severo, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao!